Buongiorno a tutti voi cari amici del Re dei Re e a tutti gli altri ascoltatori. Questa mattina la nostra meditazione interessa il capitolo 11, versetto 9 del libro di Ecclesiaste, che dice: «Rallegrati pure, o giovane, nella tua giovinezza, e gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza. Segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio». All'epoca indicata per il giudizio, la fine dei 2300 giorni, nel 1844 iniziò l'opera di inchiesta e di cancellazione dei peccati. Tutti quelli che si dichiarano cristiani devono sottostare a questo esame minuzioso. I vivi e i morti saranno giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. Nell'Apocalisse 20, versetto 12, il giudice dice: «Tutti saranno giustificati per la loro fede e giudicati secondo le loro opere». I peccati di cui non ci si è pentiti e che non sono stati abbandonati non verranno né perdonati né cancellati dal libro delle memorie, ma testimonieranno contro il peccatore nel giorno di Dio. Si profila una lotta accanita per tutti quelli che vogliono vincere quelle tendenze al male che minacciano di avere il sopravvento. L'opera di preparazione è individuale. Noi non siamo salvati in gruppo. La purezza e la devozione dell'uno non possono compensare l'assenza di questi requisiti dell'altro. Sebbene tutte le nazioni debbano comparire in giudizio davanti a Dio, Egli esaminerà con la massima cura il caso di ogni singola persona, come se fosse l'unico essere al mondo. Ognuno dovrà essere provato e trovato senza difetto né macchia né cosa alcuna simile. Presto, anche se nessuno sa quando, il giudizio riguarderà i viventi. In presenza di Dio la nostra vita sarà presa in considerazione. Perciò, oggi più che mai, bisogna tener conto dell'invito di Gesù che dice: «Vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo». Marco 13, versetto 33. E ancora: «Se tu non vegli, io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te». Apocalisse 3, versetto 3. Satana fu il primo ribelle dell'universo, e da quando fu espulso dal cielo coglie ogni attimo affinché ogni membro della famiglia umana diventi un'apostata contro Dio, esattamente come ha fatto lui. Tracciò i suoi piani per rovinare l'uomo e, mediante l'indebita compiacenza dell'appetito, lo indusse a trasgredire i comandamenti di Dio. Tentò Adamo ed Eva a mangiare il frutto proibito, cosicché provocò la caduta ed espulsione dal Eden. Molti possono dire: «Se io fossi stato al posto di Adamo, non avrei mai trasgredito una prova tanto semplice». Ma tu, che ti vanti così, hai una grande opportunità di mostrare la tua forza di propositi, la tua fedeltà ai principi della prova. Obbedirai veramente a ogni comandamento di Dio? Da ogni parte Satana cerca di attrarre i giovani e non giovani sulla via della perdizione. E se riesce per una volta a vincere la loro volontà, accelera la loro corsa discendente guidandoli da una dissolutezza all'altra, finché le sue vittime perdono quella sensibilità di coscienza e non hanno più il timore di Dio. Ogni volta perdono il loro autocontrollo. Diventano dipendenti dall'alcol, dal tabacco, dalle droghe. Passano da una fase di degradazione a un'altra. Sono schiavi dell'appetito.
imparano a disprezzare i consigli che una volta rispettavano. Diventano spavaldi e si vantano d'essere liberi. Invece sono schiavi della corruzione. Ma la loro libertà significa essere schiavi dell'egoismo, dell'appetito e della licenziosità. Il mondo si trova in mezzo a un grande conflitto. Satana è determinato ad avere gli esseri umani sotto il suo dominio, ma Cristo ha pagato un prezzo infinito affinché l'uomo possa acquisire l'immagine morale di Dio e quindi essere redento. Ogni uomo caduto può andare al Padre per mezzo di Cristo, può ricevere la grazia e diventare vincitore attraverso i meriti di un Salvatore crocifisso e risorto. Amen.